Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di un argomento davvero di moda, e cioè quello che viene chiamato comunemente il back to school, oppure il ritorno a scuola. Infatti vediamo cartelloni pubblicitari, volantini che ci lasciano nella posta o televisione piene di pubblicità sul fatto che si ritorna a scuola. Quindi già da 15 giorni, 20 giorni, gli studenti e diciamolo anche gli insegnanti hanno questa angoscia del ritorno verso la scuola. Ebbene, io oggi ti voglio dare però dei consigli utilissimi a te studente ed anche a te genitore per fare in modo che il ritorno a scuola sia il più proficuo possibile. Se ancora non l'hai fatto, però, io ti prego, iscriviti al mio canale. Vedi, devi cliccare lì e cliccare anche sulla campanellina. E iscriviti anche a tutti i miei canali social, come il canale Telegram oppure il canale podcast in cui si parla soprattutto di matematica. Infatti per te non è niente, è soltanto un click sul mouse, invece per me l'iscrizione, sappilo, è veramente un grossissimo favore. Partiamo proprio dal fatto che tutte queste pubblicità, tutto questo gran parlare del ritorno a scuola ci fa capire che coloro che vendono in generale su internet, nei negozi, nei centri commerciali, sanno bene che un cambio di situazione è occasione di vendita. Questo vuol dire che tu hai passato l'estate senza stare a scuola, il cambio è un'occasione per l'ora di vendita, di vendere libri, di vendere quaderni, libri usati e tantissime altre cose che ti possono servire ma che spesso invece a volte non servono davvero a nulla. Ma noi sappiamo sfruttare bene questo cambio? Sappiamo che ogni volta che parliamo di cambio parliamo di una situazione nuova. Infatti io parlo a te studente, a te genitore, studente di scuola media, scuola elementare, un po' meno diciamo, scuola superiore, ecco, o anche università che inizi il primo anno, il secondo anno. Ebbene, sappi che per te davvero è un nuovo inizio, vuol dire che il diario adesso è bianco, i tuoi quaderni di appunti sono bianchi, i libri profumano ancora di nuovo. Ebbene, questo davvero è un grosso inizio, una grossissima opportunità per te, e quindi dobbiamo saperla cogliere. Ci vuole davvero un cambio di passo. Anche per coloro che vengono in genere chiamati i bravi, tra virgolette, di certo loro sanno che c'è qualcosa da migliorare. Un nuovo inizio vuol dire iniziare a migliorare qualcosa che fino adesso magari non è andato. E allora io adesso ti do questi consigli per ricominciare davvero alla grande, in modo che tu possa gradualmente avere successo in questo semestre, in questo anno, che sia, te lo ripeto, delle medie, delle superiori o anche dell'università. La prima cosa che mi voglio raccomandare è quella dell'ambiente. Un ambiente pulito, un ambiente ordinato, di certo aiuterà il fatto di iniziare a studiare. Questo vuol dire che la tua scrivania, il tuo ambiente dove studi non dovrà essere disordinato. Tutto al suo posto. I libri vecchi debbono stare tra i libri vecchi, le matite ormai non più in uso buttate dentro il cestino e tutte le cose devono essere pulite. La tua scrivania il primo giorno di scuola dovrebbe essere vuota. Vuota perché sta iniziando qualcosa di importante. Deve avere un posto per dove mettere le matite, le penne, i tuoi libri e tutto deve essere in ordine. Una cosa che ti voglio consigliare, magari prima ancora che inizi la scuola, è comprati qualcosa di nuovo. Non solo il quaderno che ti piace, che magari ti viene a costare 2,50 euro e dammi retta, non serve a niente, la carta è sempre la carta. Comprati un qualsiasi quaderno nuovo, un set di quaderni nuovi, ma anche delle piccole cose che ti possono aiutare, come ad esempio dei fogli colorati dove poter andare a mettere a seconda della materia
delle annotazioni, oppure ti posso consigliare questi post-it colorati che ti possono andare ad aiutare a ritrovare alcune cose all'interno dei libri che a volte sono delle enciclopedie, o anche questa cosa di cui avevamo parlato tanto tempo fa per andare ad appiccicare dei fogli in modo che poi tu possa avere un ambiente accogliente per il tuo studio. Cerca, insomma, qualcosa di interessante, di nuovo, che ti darà anche la voglia di studiare. Ecco, adesso che abbiamo parlato di ciò che c'è prima dell'inizio, andiamo a vedere ciò che c'è invece appena stiamo iniziando. Concentrati, la prima volta che entrerai all'interno della tua nuova classe, tu devi essere concentrato, concentrato, concentrata sul fatto che è un nuovo inizio, e dunque dal primo minuto della tua prima ora, del tuo primo giorno, devi stare attenta, attento a tutto ciò che viene detto, sempre, anche se quella materia tu fino in quel momento l'hai considerata una materia che secondo te non serve, che per te non è interessante, che ti devi turare il naso per entrare, ebbene devi stare attento, te lo devi riproporre. Quello deve essere una cosa che per te è un obiettivo, stare attento dal primo minuto del tuo primo giorno di scuola. E quando tornerai a casa, sin dal primissimo giorno di scuola, tu devi riguardare ciò che è stato fatto. Io a volte dico ai miei studenti, anche se in quel giorno il tuo professore ha letto l'indice del libro, ha fatto soltanto l'appello, all'università ad esempio ha letto soltanto i libri consigliati, ebbene tu torni a casa e prendi e riguardi gli appunti, sottolinei l'appello, sottolinei i libri consigliati dal primo giorno nel pomeriggio. Infatti, come ormai sai, spero, o come adesso ti dico, ci sono alcune materie, ma io direi tutte le materie, che sono fondamentali mattoni messi uno sopra l'altro. Andare a togliere proprio i primi vuol dire andare a minare fortemente tutto ciò che tu vuoi andare a costruire. Io conosco abbastanza, diciamo, cerco di conoscere e di insegnare la matematica e la fisica, e sono due materie in cui se tu vai a togliere proprio le primissime cose, quelle che quando tu entri e il professore inizia a scrivere dice ma queste tanto io le so, non sto attento, ma no, tanto io queste le so, non riguardo gli appunti il pomeriggio, proprio quelle vanno a minare tutta la costruzione di tutto ciò che poi andrai a dire. Insomma, è inutile andare a studiare le equazioni di Schrödinger senza sapere che cos'è un numero naturale. Lo sappiamo, i numeri naturali, le cose più importanti vengono dette proprio all'inizio. Ma io ti parlo di matematica e fisica, ma immaginati in latino, in greco, in storia, in filosofia, insomma, mettici il nome che vuoi. Quindi abbiamo detto, prima di tornare, quando siamo tornati a scuola, quando stiamo a casa, e adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Andiamo a vedere qui, ci vorrebbe davvero una trattazione. Magari se sei interessato lasciamelo nei commenti, perché faccio magari più video su questo. Come studiare. Ebbene, questo riguarda sia voi studenti che anche voi genitori. Come studiare? La differenza sostanziale è stare sui libri e studiare. Sto sui libri con le cuffie? Sto sui libri sempre con il cellulare che trilla? Sto sui libri in modo che Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, mettici un po' quello che ti pare, sta sempre lì a rompermi le scatole? Insomma, devi imparare che cos'è la modalità aereo. La modalità aereo non deve essere solo del tuo cellulare, deve essere di tutto ciò che ti circonda. Chiuditi nella tua stanza e studia senza avere distrazioni.
Spesso vengono dei genitori in cui, con un rendimento non molto interessante dei propri figli, si lamentano del fatto ma sta sempre in camera a studiare. Attenzione! Io direi sta sempre in camera! Il fatto di studiare, lo studio, è un qualcosa di concentrazione, di stare lì senza distrazioni. Guardi tuo figlio mentre studia, sta lì che ogni tanto si distrae, lo chiami per vedere se studia o stai lì a vedere se davvero sta sui libri a sudare? Ebbene, c'è una grossissima differenza tra lo stare in camera e lo stare a studiare. Quindi facciamo bene attenzione, ragazzi. Impariamo la modalità aereo. Un'ora della tua vita senza distrazioni non significa niente quando studi modalità aereo. Altra cosa che ti voglio dire è sull'organizzazione. Ormai i ragazzi debbono fare tante cose, e cioè andare in palestra, andare in piscina, andare a danza, andare a pattinaggio, musica e tante altre attività. Quelle scuole, quelle università che non lasciano un tempo necessario ai ragazzi per le formazioni laterali non sono vere scuole, a mio avviso. Insomma, non posso fare una scuola dicendo abbandono tutto il resto, perché davvero questa non è vita. Questo è un po' il mio pensiero. Ma allora come fare? Ebbene, io penso che la cosa più importante sia l'organizzazione. Ti devi organizzare la settimana. Se ad esempio stai alle scuole superiori, ormai l'organizzazione è un qualcosa che deve stare dentro di te. Fatti un planning. Lunedì, martedì, mercoledì. Sai che cosa devi fare. La mattina tu vai sempre a scuola, ma immaginiamoci un universitario o anche le lezioni del pomeriggio. Ebbene, inizia a segnarti tutto. Qui è il tempo per il calcio, qui è il tempo per il riposo, qui è il tempo per alzarmi dalla sedia dove sto incollato. Fatti un planning e lì in mezzo vacci ad incastonare il tuo studio che, come abbiamo detto, deve essere uno studio concentrato, uno studio in modalità aereo. Anche all'interno della tua giornata tu devi sapere bene che appena torni da scuola, ad esempio, ti devi mettere a studiare, oppure magari hai allenamento alle 2, quindi torni a scuola, vai a fare allenamento, dalle 4 alle 7 studi, alle 7 ti riposi, mangi e poi se magari c'hai un compito in classe o qualcosa, anche il dopo cena lo devi andare ad utilizzare. Quindi pianifica la tua settimana, ma non andare troppo oltre, pianifica ogni tuo giorno. E datti anche delle scadenze. Questo vuol dire che studio un'ora in modalità aereo, come ci siamo detti, poi mi prendo un caffè, poi mi alzo e mi prendo un cioccolato, poi datti degli obiettivi. Questo farà in modo che il tuo studio sia ancora più proficuo. Da ultimo, voglio parlare a te. A te che magari sei stato rimandato, a te che magari sei stato bocciato, a te che magari vieni sempre considerato come l'ultimo della classe. Sappi innanzitutto che stai nel mio cuore, nel senso che io ho grandissima stima di te. Ma questo non conta nulla, perché io non sono nulla. Ma tu devi avere stima di te. Voglio parlare proprio a te. È ora di iniziare a far vedere quanto vali. Sei stato rimandato in 2 materie? Benissimo, immaginati quanto meglio potrai ricominciare questo anno scolastico di fronte ai tuoi compagni che hanno perso l'abitudine a studiare. Sei stato purtroppo bocciato? Bene, non ti preoccupare, ricomincia. Tutti i successi che poi avrai saranno i tuoi. Saranno non perché sei stato bocciata l'anno prima, ma saranno i tuoi, saranno successi che per la prima volta saranno davvero incardinati al tuo essere. E dunque io ti voglio dire, è giunto il momento di far vedere ai tuoi amici, ai tuoi parenti, ai tuoi insegnanti quanto vali. Cambia vita, ma soprattutto è ora di farlo vedere a te stessa, a te stesso. Quanto vali? Cambia vita, è ora. Ricordati che lo studio è una cosa, non è la cosa più importante, ma è una delle cose più importanti della tua vita. E quindi fai vedere quanto vali, fai vedere che è ora che Tizio, Caio, Mariano, fai vedere quanto sei importante, quanto riesci a fare,
con le tue forze. Io ti ho dato adesso questi piccoli consigli per quello che viene chiamato il ritorno a scuola, il back to school. Ti auguro dunque di seguire questi consigli. Se ti è interessato, lasciamelo nei commenti. Se vuoi altri video del genere, dimmelo, perché sono felice e fiero di farli. E quindi ti auguro di ricominciare benissimo a scuola, di avere un successo strepitoso in questo nuovo anno scolastico o anno accademico, e ti saluto con il mio ciao ciao!